Ciao ragazze, oggi ho deciso di fare questa nuova tipologia di video, quindi un mi preparo con voi un po' parlato. Fatemi sapere se vi piace, così magari ne farò altri prossimamente. Iniziamo quindi dal trucco. Inizio subito con la mia base per il trucco. Per il momento sto usando una crema della Biosmos che mi è stata inviata per testarla e devo dire che mi ci sto trovando bene. È un gel seboregolatore al tea tree oil per chi ha un po' i problemi pelle acneica o comunque leggermente acneica, pelle grassa e così via. Comunque poi vi farò una review dettagliata. Ecco, sì. La applico. È molto densa, quindi questa qua fa un po' fatica ad assorbirsi. Quindi prima la stendo in questo modo. Con questa crema finalmente posso utilizzare la testina del Face Cleansing, di cui vi ho già parlato. Questa qua è in lattice, che non avevo ancora capito che scopo avesse, e voi proprio mi avete detto che serve per assorbire la crema. Ma sinceramente le altre creme mi si assorbono comunque senza il bisogno di questa testina qui. Invece per questa crema c'è bisogno, altrimenti poi il fondotinta si va a impastare. Quindi lo aziono. Incomincio un po' a massaggiare, così si assorbe bene bene. Ok, non so se già ve l'ho detto, ma oggi è il mio compleanno, quindi stasera vado a festeggiare sui Navigli a Milano, esco, perciò uso il mio fondotinta da uscita, che è il Taint Miracle di Lancôme. E sì, sono diventata più vecchia, faccio 22 anni ragazzi. Questo qua lo applico comunque direttamente con le dita, come praticamente tutti i fondotinta che utilizzo, quasi tutti, perché mi ci trovo meglio così. Comunque io faccio diverse prove, come già sapete, non so se già ve l'ho detto. Ogni volta che compro un fondotinta lo provo le diverse applicazioni, quindi un'applicazione con il pennello, con la spugnetta, con diverse tipologie di pennello e poi con le dita, con le mani. E devo dire che questa qua, con l'applicazione di questo fondotinta con le mani, è quella che mi piace di più. Lo applico bene anche sotto gli occhi, nella zona occhiaie. Ma di questo fondotinta ve ne ho parlato un miliardo di volte. E poi vado a tamponare bene le zone dove ho un po' più di imperfezioni. Anche perché ieri sera, a causa di questi specchi 8x, sono andata a rovinarmi, a schiacciarmi, cose inesistenti, in teoria inesistenti sul mio viso, che poi sono diventate parecchio visibili, tipo qua sopra, questo brufolo qua. Io dovrei stare ferma, perché comunque poi non è che si vedono a... cioè tipo i punti neri piccolissimi, i brufolini piccolissimi, con occhio nudo, non è che si vedono poi così tanto. Però poi mi metto davanti a questo specchio qua, che è 8x, si vede tutto e faccio il disastro. Passo un po' di fondotinta anche come base per l'ombretto. Allora, inizio applicando questo ombretto qui color panna, solito semi-opaco, su tutta la palpebra mobile e fissa. Così facciamo un po' una base, uniformiamo un po' la base della palpebra, perché la mia è proprio arancione, io ho la palpebra arancione. Infatti in alcuni video mi dicevano, ma tu sei truccata! E no, che non sono truccata, io ho la palpebra arancione. Comunque, allora, messaggio, chi è? La mia amica che mi dà l'appuntamento. Oggi tra l'altro è il mio giorno libero, me l'hanno messo come giorno libero. Ed ero a casa a dormire stamattina, saranno state le 10 meno le 9 e mezza, 10, perché poi mi devo svegliare che devo andare in un posto che dopo vi dico. Ero a casa a dormire e sento il campanello suonare, dico boh, o è qualcuno della mia famiglia o il postino. Allora, nel frattempo prendo il solito marroncino medio della Naked One e lo applico nella palpebra. Comunque dicevo, o è il postino o è qualche
qualche componente della mia famiglia che arriva, non so perché a quest'ora comunque. C'era comunque mia madre in casa, io ancora stavo dormendo, però il campanello l'ho sentito perché comunque mi ha svegliata il campanello. Nonché arriva mia madre e fa: Rossella, c'è posta per te. Ho detto: ma chi sarà? Aspetto qualche pacco. Non mi sembrava di aspettare qualche pacco. E invece era proprio un mazzo di rose che mi aveva inviato il mio fidanzato. Wow! Sono proprio rimasta di sorpresa perché non me lo aspettavo proprio. Che carino. Perché noi non abitiamo nella stessa città. Vabbè, adesso siamo un po' più vicini rispetto a prima. Comunque abbiamo un po' di distanza. Comunque il fatto sta che lui in questi giorni era fuori. Non era qui vicino, quindi non ci potevamo vedere. E allora mi ha fatto questa sorpresa. E se mi seguite su Instagram sicuramente l'avrete visto perché ho postato proprio la foto. E quindi ho avuto questo dolce risveglio. Allora, all'inizio metto questo oro qui, nella parte un po' iniziale. Qui. E poi prima vi stavo dicendo che mi dovevo svegliare, mi ero appuntata la sveglia perché avevo un appuntamento in un posto. Che era da Nomasveio, che non so se conoscete, che è un centro che fa luce pulsata a 36 euro a zona. Io, come sapete, stavo facendo la mia solita luce pulsata con il macchinario di cui vi ho parlato. Ok, ora prendo Chopper, che è questo color rame. Solo che sì, sto vedendo. Allora, su Terracelle zero risultati, negli altri posti risultati sì, però molto lenti, molto lenti. E avevo già sentito parlare di questo centro da Cherry Pandemonium, da Carlotta. E infatti volevo andare a informarmi, però ho detto vabbè, faccio questa a casa. Poi però mia cognata va, ho scoperto che andava a fare la luce pulsata, ho detto ma dove vai? Qua dove abito io? È un centro dove pago 36 euro, non mi sveglio. Sono andata a guardare, cavolo, è lo stesso di Carlotta. Ho detto wow, minchia, qua dove abito io c'è un centro del genere, strano, non c'è una mazza solitamente. E allora ho detto vabbè, dai, vado a informarmi, vediamo di cosa si tratta. Chissà, magari mi fanno fare una prova gratuita, vediamo com'è. Infatti, sono andata a informarmi, devo dire che mi hanno un attimo convinto. Ora prendo il bronzo e lo metto nella parte finale. Questo è un trucco straluminoso. E devo dire che mi hanno convinto perché mi è sembrata comunque carina come cosa. Dico 36 euro a zona. E una volta al mese ho detto, ma magari lo faccio in una zona dove ho più fretta che i peli vadano via. Tanto devo andare una volta al mese, quindi non è che devo pagare il pacchetto tutto in una volta e mi viene la batosta che non mi posso permettere. Quindi ho detto, ma proviamo. Casomai poi non ci vado più. Se che ne so, senza lavoro o altro. Comunque ho detto proviamo. E così sono andata a fare questa prova su una piccola zona e poi nella prossima settimana vado a fare il trattamento completo. Solo, ho deciso di fare solo gambe per iniziare e così il resto delle zone, ascelle e inguine, continuo con il mio trattamento a casa e poi magari quel macchinario che ho comprato lo userò un po' per fare un po' di mantenimento. Prendo il marroncino scuro Boost e lo applico nella piega esterna. Comunque non so come andrà con questo, ma incrociamo le dita, spero che vada bene. Anche se ho letto che comunque poi una volta che finisce alcuni dicono che comunque continuano a ricrescerti lo stesso. Ho detto no, cavolo. Invece Cheryl, Carlotta si è trovata bene, almeno da quello che dice. Mia cognata sembra che si stia trovando bene pure lei, quindi ho detto vabbè dai, proviamo. Poi sfumo. Ragazzi, spero di non fare notte con questo video, perché comunque io ho un appuntamento.
Infatti tutte le altre ragazze vedo sempre che fanno video prima di uscire. Io mi chiedo, ma come cavolo fanno? Che io ogni volta prima di uscire non ho mai tempo per far niente, perché già arrivo in ritardo. Se ci mi metto pure a fare i video qua non esco più di casa. Però ho già detto, vabbè dai, oggi proviamo in via del tutto eccezionale a fare questo. Mi preparo con voi, anche perché devo fare dei video, perché da un po' che non ne faccio. Quindi ho detto, approfittiamone, se no qua non fai più niente. Se ti metti ad aspettare che non hai niente da fare. Adesso prendo questo bell'arancione e lo applico tutto sfumato in questa parte qui. Ecco qua. Ok, oggi esagero un po', perché così è il mio compleanno, quindi esageriamo un po', però non andiamo troppo sopra, quindi riprendo il bianco e quando sbaglio e vado un po' troppo sopra, sistemo tutta la situazione ripassando qui il color panna opaco, che viene anche una bella sfumatura in questo modo. Ok, ora prima di ultimare il trucco occhi, riprendo il fondotinta con una spugnetta, come vedete sempre nei miei video, e lo tampono sotto per togliere tutto l'ombretto che mi è caduto e faccio anche questa bella linea qui, così il trucco viene bello delineato, bello allungato. Allora, poi sugli occhi metto questa matitina qui color bronzo della neve, non so se si vedrà molto. E poi applico il solito eyeliner, un po' per delineare lo sguardo. Ok, sì, questo trucco diciamo che non è niente di molto preciso, però vabbè, pazienza ragazzi, siamo di fretta. Allora, sottometto il solito marroncino intermedio, però nella parte esterna. Poi nella parte interna metto invece un bel color chiaro, un bel illuminante. Prendo questo qua della Inglot, quello che uso come illuminante. Però questo è un po' pescato, quindi ci sta. E lo applico tutto qui. Nella rima interna voglio mettere questo colore super sparaflesciato, cetro sparaflesciato della NYX Cosmetics. Ok, ora sistemo le sopracciglia, le devo fare leggermente rosse, quindi prendo questo ombretto qua. Allora, dicevo, deve essere proprio leggero, almeno nel mio caso, perché non è che ho le sopracciglia, diciamo, sfolte. Devo solo dare colore. E vabbè, definirle un pochino, un minimo. Ok, oggi siccome è una grande occasione, metto le fibre sintetiche, quindi prima mascara e poi fibre. Queste sono della Paola P, ne avevo già parlato diverse volte. Comunque mi ci trovo abbastanza bene, al contrario di quelle della Essence che le odio, perché cadono da tutte le parti, non so, sono impossibili da usare. Ok, ora è arrivato il momento della cipria, uso questa qua, il CD di Make Up For Ever, solo ed esclusivamente perché mi hanno appena dato un campione e io la mia che uso di solito l'ho finita, quindi ne dovrò comprare un'altra, perché non è che questa mi faccia impazzire. Cerco di metterla dappertutto tranne sulle guance. Ok, la motivazione è che voglio provare a mettere un blush in crema, quindi non devo cipriare la zona. Perciò, ma proviamo questo zigomatic qua, com'è? Anche se dopo mi sa che metterò l'altro. Sono appena arrivati, da poco, da pochi giorni ancora non li ho proprio provati. Io ora metto sopra Dixie, che è un altro fardin crema un po' più pesca, lo metto qua. Passiamo alla parte illuminante che non deve mai mancare, il solito pennellino a pentaglio, naso. Ragazzi, non ho fatto il contouring, mi sono dimenticata di fare il contouring. Salviamo subito la situazione. Allora, prendo una terra,
ora brillo come pochi al mondo. Vabbè. E andiamo di labbra. Le contorno con questa matita qui, egizia Desert Rose. Ok, sopra ci passo un po' di patisserie. E in mezzo ci metto questo rosa più chiaro, illuminante. Ok. Wow, che bel colore che appare nella cam qua. Bello intenso. Così lo voglio, così, intenso così. Ok, adesso io sono in pigiama perché mi sono fatta la doccia e mi sono messa un pigiamino pulito per stare fresca. E ora vado a cambiarmi a dopo. Allora ragazzi, ora vi mostro il vestitino che mi sono messa. Me l'ha regalato oggi mia mamma, quindi subito me lo sono messa, come sempre. Però non si vedrà una mazza, come al solito, perché non sono capace, questo obiettivo non va bene. Comunque, è un vestino così. Lo faccio vedere aperto. Eccolo qua. Che è aperto così. Non dice molto, visto? Non dice tanto aperto, però poi io ci vado a mettere sopra questo bellissimo giacchino senza smanicato, consigliato a mia mamma sempre dalla commessa, che è fortissima quella commessa là dove andiamo, proprio brava a fare gli abbinamenti, e il vestito proprio cambia. Almeno secondo me diventa molto molto più bello, definito. Cioè ci sta proprio bene secondo me questo. Allora adesso il problema è che scarpe mi metto. Ecco, allora io l'ho provato prima con queste scarpe qui, che sono dei stivaletti un po' per smorzare, però non lo so, non mi convince tanto. Ok, eccomi qua. Alla fine ho deciso per un mix di stili che non c'entrano nulla, comunque. Allora, questo è il vestito chiuso. Ho scelto di utilizzare questa pochettina color beige cuoio naturale. Per chi ne ho messo questi della semi dress a forma di fiocchetto. Ok, vedi, ho queste zeppe qui che non c'entrano poi molto, però si abbinano con gli orecchini. E niente, questo è il look finale, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!